La concezione del superuomo si comprende meglio alla luce degli altri concetti fondamentali del pensiero meridiano, che sono quelli dell'eterno ritorno dell'uguale e della volontà di potenza. La prima folgorante intuizione dell'eterno ritorno viene a Nietzsche nell'agosto 1881. Camminavo quel giorno lungo il lago di Silvaplana attraverso i boschi, presso una possente roccia che si levava in figura di piramide e mi arrestai. Ed ecco giunse a me quel pensiero: il tempo non ha fine, il divenire non ha scopo, il corso del mondo non è retto da alcun ordine provvidenziale teso a instaurare il regno di Dio o della morale. Il tempo non procede in modo rettilineo, né verso un fine trascendente né verso una finalità immanente. L'uomo occidentale è dunque prigioniero di un'errata concezione lineare del tempo, secondo la quale ogni cosa ha inizio e fine, un principio e uno scopo rispetto al quale i momenti del processo sono iscritti in una grande logica che li rende irrilevanti. In questa visione il passato ci condiziona come irreversibile e il futuro si impone come evento sempre incombente che ci impedisce di godere il presente. A questa visione giudaico-cristiana del tempo, che si conserva anche nelle concezioni degli idealisti e degli storicisti fino a Marx, Nietzsche oppone una concezione ciclica, ripresa dalla tradizione antica, presocratica e orientale, secondo la quale ogni cosa ritorna nell'eterna ripetizione dell'uguale. C'è però il pericolo di interpretare l'eterno ritorno in senso fatalistico. Se non accade nulla di nuovo, infatti, anche gli atti di volontà degli uomini sono nulli. Non è dunque illusorio anche l'annuncio del superuomo? La risposta di Nietzsche è che l'amor fati del superuomo, la volontà dell'eterno ritorno, non sono l'accettazione rassegnata delle cose come sono, ma la decisione di volere, quella legge universale che gli altri esseri si limitano a seguire ciecamente. L'attimo non è affidato né al destino né alla casualità, ma alla decisione e alla volontà. L'eterno ritorno può essere perciò voluto solo dal superuomo, che rende perfetto ogni attimo e ne vuole l'eternità. Nel passo in cui Nietzsche affronta il tema dell'eterno ritorno, Zarathustra dialoga con un nano che il saggio porta sulle spalle e che indica per primo il tempo circolare. Zarathustra lo ammonisce con disprezzo e prosegue il suo discorso. «Guarda questa porta carraia, nano. Essa ha due volti. Due sentieri convengono qui. Nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all'indietro dura un'eternità. E quella lunga via fuori della porta e in avanti è un'altra eternità. Si contraddicono a vicenda questi sentieri. Sbattono la testa l'uno contro l'altro. E qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta. Attimo. Ognuna delle cose che possono camminare non dovrà forse avere già percorso una volta questa via? Non dovrà ognuna delle cose che possono accadere già essere accaduta, trascorsa una volta? E se tutto è già esistito, che pensi un nano di questo attimo? Non deve anche questa porta carraia esserci già stata? E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l'una all'altra, in modo tale che questo attimo trae dietro di sé tutte le cose a venire? Dunque anche se stesso? Infatti ognuna delle cose che possono camminare, anche in questa lunga via al di fuori, deve camminare ancora una volta. E questo ragno che indugia strisciando al chiaro di luna, e persino questo chiaro di luna, e io e te bisbiglianti a questa porta di cose eterne bisbiglianti, non dobbiamo tutti esserci stati un'altra volta e tornare a camminare in quell'altra via al di fuori davanti a noi, in questa lunga orrida via? Non dobbiamo tornare in eterno? L'uomo è il più crudele degli animali. Ecco che io muoio e scompaio, diresti, e in un attimo sono nulla. Le anime sono mortali come i corpi, ma il nodo di cause nel quale io sono intrecciato torna di nuovo, esso mi creerà di nuovo. Io stesso appartengo alle cause dell'eterno ritorno. Io torno di nuovo, con questo sole, con questa terra, con quest'aquila, con questo serpente, non a nuova vita o a vita migliore o a una vita simile. Io torno eternamente a questa stessa identica vita.